guarda il Monumento della Libertà. Hai acceso la suoneria? Me ne accorgo se chiamo, ok? È meglio se la alzi. Mia pole come chi ξεγράψει τα κορίτσια της νύχτας ρωτώ. Mamma? Sì? Che cosa vuol dire avventura di una notte? Beh, significa che due persone stanno insieme soltanto... Solo una notte? Beh, magari si conoscono già da un po', ma in quell'unica notte sono particolarmente... Vuol dire che fanno sesso solo una volta? Sì, esatto. Anche tu hai fatto sesso una notte e sono arrivato io? Già, colpita e affondata. Μεθυσμένη κι απόψε γυρνάς στα παράκια και με έχεις ξεχάσει. Βλέπεις δίπλα σου κάποιον και... Stai benissimo. Sei pronta? Ah, certo, 12 anni fa ero diversa. Vale anche per Aiden. Gli somiglio, vero? Forse un pochino. Moritz, io non so oggi che tipo di persona sia, ok? Beh, un fico, direi. In fondo è mio padre. Vorrei solo che non ci restassi male. Perché? Hai dei gusti così brutti? Metti le scarpe. Hai la tua acqua? Ricorda, quando fa caldo... Bere tanto, lo so, mamma. E quello cos'è? È un piatto tipico qui. Ci sono gli stessi negozi che abbiamo noi. Perché? Che ti aspettavi? Me lo immaginavo un po' più antiquato come posto. Cipro fa parte dell'Unione Europea, proprio come la Germania. E allora perché nei bar non ci sono donne? Dove? Lì, a destra. Quello è un bar greco tradizionale, un caffè. Ma vedi lì accanto, ci sono anche le donne. A cosa giocano? Mi sembra backgammon, andiamo a domandare. No, mamma, meglio di no. Non sono in vena di chiacchiere. Pronto, sì, sono Tina. Perché no? Pensavo che noi... facciamo più tardi. O domani, magari. Va bene, ok. Ma certo. Allora? Tuo padre dice che ha avuto un contrattempo al lavoro. Andiamo, non fare quella faccia. Ci divertiremo anche da soli. Ti va un gelato? Sta cercando di darci buca, ma noi non gliela faremo passare liscia, vero mamma? Vasdeki Setessile Export è qui. Proprio sicuro di voler entrare? In fondo potremmo anche aspettare domani. Dai, andiamo prima a mangiare qualcosa e poi vediamo. Eccolo, è lui, pronto, vero? Pronto, Elias? Elias, sì, sì, arrivo subito. Moritz, no! Ehi, hey Pedro, cosa fai di bello? Che faccio? Penso agli affari. Diventerà la mia taverna.
E sopra allestirò una bellissima terrazza. Vieni, ti faccio vedere. Come sta andando con Sinzig? Ah, come al solito. Tu hai le tue storie infinite. Parli proprio tu, fratello. Sinzig mi sta facendo impazzire. La prendi troppo sul personale. Come faccio a non prenderla sul personale? Quell'uomo non si fida di me. No, è solo tedesco. Loro vogliono numeri, fatti. Sì, però va bene, pagano bene. Sì, ma io sono un venditore tessile, mi intendo di stoffe. Elias, tu a trattare sei più... Scordatelo, non provarci, Ivan. Elias, nostro padre non ha pagato i tuoi studi perché ti nascondessi in questa catapecchia. Catapecchia? Queste sono mura antichissime. Moritz, sei lì sopra? Elias, non è troppo tardi. Papà non sa ancora del tuo piano. Perché non chiedi a tua moglie? È molto più brava di noi due messi insieme. Sì, lo so. Però Stella non ha studiato come te. E a parte questo, lei vuole concentrarsi sulla famiglia non appena... Non appena cosa? Non appena arriveranno i figli. Ah, non ti angosciare. Prima o poi ce la farete. Moritz! Moritz! Accidenti! Moritz! Che male! Ma com'è? Accidenti, ma com'hai fatto? Prendo il disinfettante! Tina, tu che ci fai qui? Dai, vieni qui. Quindi era tuo fratello l'emergenza per cui ci hai dato buca? No, no, veramente... O ti nascondi da tuo figlio? No, ma che dici? Ti avevo scritto che saremmo venuti a Cipro, no? Sì, ma non quando... Hai soltanto scritto che ci stavi riflettendo. Sì, e tu di contro hai detto che ti avrebbe fatto piacere. In teoria, sì. Già, e ora in pratica siamo qui. Ciao, io sono Moritz. Ciao, Moritz. Ivan, piacere. Piacere. Te l'ho già detto, Tina, in questo momento non posso. Forse la settimana prossima. Perché non aspettiamo che prenda anche la patente? Allora così verrà lui a prenderti. Se tuo figlio non ti interessa, dillo chiaramente, almeno Moritz saprà la verità. Mamma! Avresti anche potuto pensarci prima di farci fare tutta questa strada. Mamma! Sì, che c'è? Lascialo stare. Ti prego. Possibile. Insomma, pensavo che avessi qualche problema al riguardo. Ma non sarà neanche mio. No, 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 io l'ho visto quel bambino, è il tuo. È incredibile, sono anni che mamma ci fa una testa così perché vuole dei nipoti e tu... Ti prego, non mettere in mezzo la famiglia. E da quando è che lo sapevi? Ivan, da quanto tempo lo sai? Lei me lo scrisse subito dopo. Guarda, io mi sarei assunto ogni responsabilità e le ho chiesto anche la mano. Cosa hai fatto? Almeno la dai a bere. Sei proprio un attore, fratello. Sì, come te. Poi che è successo? Niente, ha troncato ogni rapporto. Ah, quantomeno non è stupida. Stella sa niente? Sei impazzito. Mi ucciderebbe all'istante. Sono i rischi del mestiere. Comunque, se ti serve qualcosa, fammi sapere, ok? Sì. Stella, ciao, ciao, dimmi. Sì, certo, sì, sì, arrivo. Il mio pranzo è freddo. I meselsi sono così. Io li adoro. Io voglio una salsiccia. Moritz, quella non la fanno qui. Io però la voglio.
Che cosa c'è? Non avresti dovuto attaccarlo subito in quel modo. Forse era solo sorpreso. Non lo conosciamo bene. L'ultima capitale di Visa. Era così anche a Berlino? Beh, lì era peggio perché non si poteva passare da una parte all'altra come noi adesso. Ma i cipressi potrebbero anche riunificarsi, vero mamma? Possono farlo? Ciprioti, si dice. Beh, non è così semplice. Nel 74 l'esercito turco ha invaso il nord di Cipro. E la popolazione greca è stata espulsa. E da allora non fanno che litigare su come riconciliarsi. Laggiù si vede già la bandiera turca. Sì, la vedo. Quindi la moschea Silimie originariamente era una cattedrale. Poi, quando gli ottomani conquistarono Cipro, diventò una moschea. Moritz. Lo scopo della mia taverna non è il profitto, si tratta di tradizione. Sarà una taverna cipriota con cucina greca, turca e persiana, capisci? Vai a chiedere in banca. Divertente, sai bene che non otterrai un soldo dalla banca. Ho già preso un prestito, ho un'ipoteca. Allora rivolgiti a un milionario russo. Ivan, io ho il diritto alla mia quota parte. Non ti lascerò togliere i soldi dalla società, ok? Mi devi le mie azioni! Io non ti devo nulla! Stella? L'aereo di Sinzica è in anticipo, sarà qui tra poco. Già. Elias, hai nostalgia della tua scrivania? A te dona molto di più. Come stai? Sì, ma sveghi se tessi l'export. Ivan. Sono Tina. Ho pensato di chiamarti, visto che ieri non siamo partiti troppo bene. È Sinzik? No, no. Sì? Pronto? Sono Tina. Non la sento. Pronto? Ivan. No, guardi, non ci interessa un distributore d'acqua, mi dispiace. Ivan! No, grazie! Ma chi era? Vendite telefoniche, vogliamo andare? Vieni, ti aspettiamo. Pensateci voi. Signor Sinzig, benvenuto. Buongiorno. Salve. Sta parecchio turbolenta. Meno male che adesso è qui. Gradisci un caffè? Sì, grazie. Lascia stare, mamma. Probabilmente non gli interesso davvero. Ciao, sono Elias, il fratello di Ivan. Per caso ti va di vederci? Diceva che ce l'avrebbe fatta. Ed infatti è così. A ottobre avrà la sua merce. A ottobre montiamo i sedili nelle macchine, signor Basdekis. I tessuti ci servono prima per i test di qualità. I miei fornitori faranno il massimo. Inoltre ci hanno raccomandato a dei loro aspetti, colleghi. Aspetti, aspetti, aspetti.
I fornitori appoggiano la loro concorrenza. A Cipro esistono ottimi rapporti tra fornitori tessili. Durante la crisi abbiamo imparato ad aiutarci a vicenda. In Germania non abbiamo bisogno di favori. Noi pianifichiamo gli ordini. Ma più produttori significa avere una migliore qualità della merce. E inoltre è un modo per coprirsi le spalle. Certo. Intanto le faccio vedere il campionario, d'accordo? Ecco, qui per esempio abbiamo una nuova tonalità di grigio. Mm-hmm. Delicato ed elegante. Per ora è solo un'anticipazione, ma credo che farà tendenza. Non crede? Mi piace, sì. Se tra 5 minuti non arriva, andiamo via. Non poteva essere lui, mio padre. E tu non potevi nascere femmina? È galante da parte tua venirci a prendere. Mamma! Che c'è? Adesso che so di avere un nipote, lo voglio conoscere. Inoltre siamo gente molto ospitale qui. Tutti a parte mio fratello. So, salite. Dove stiamo andando? A fare un giro per Nicosia. La moschea di Overige è l'unica rimasta attiva nel sud di Nicosia. Credevo che al sud non ci fossero turchi. Beh, ci sono quelli come me. Tu sei turco? Non proprio, ma lo è mia madre. Quindi Ivan è metà turco. Io perciò sono... Beh? Un quarto di turco. Sbagliato, sei un cipriota, come lo sono io. Certe differenze andrebbero ignorate. Quindi tua mamma è turca e tuo padre greco-cipriota? Si sono sposati 3 anni prima della separazione, una tragedia greca. E loro abitano qui? No. Dopo che l'azienda è passata a me e mio fratello, si sono trasferiti nella villa di Paphos. Ed è tanto lontano? 2 o 3 ore. È un bellissimo tragitto. Soprattutto la parte delle montagne. Ma noi siamo senza auto. Beh, io devo andarci comunque. Mia madre festeggia il suo compleanno tra 4 giorni. Potete unirvi a noi. Ci sarà anche Ivan. Certo. Sarà una grande festa. Mamma, per favore. I tuoi però non sanno niente di noi, o sbaglio? Diremo che siete miei amici. Fico, possiamo anche cambiarci il nome? Certamente. Non ti aspetterai che fingiamo di essere qualcun altro solo per stare ai comodi di Ivan? Non per Ivan, per mio padre. Ha avuto un infarto in primavera e non voglio farlo agitare. Se non verremo, non si agiterà per niente. Non faremo la corte a Ivan. Mi è sembrato entusiasta alla fine. Sì. Si è tranquillizzato dopo che ha visto il campionario. Sei unica. Hai già sentito la dottoressa? Sì. E allora? Negativo. Forse non deve essere, Ivan. Forse è meglio se ci dedichiamo a tempo pieno al lavoro. No, e... no, invece. Noi vogliamo questo figlio più di qualsiasi cosa al mondo, oppure no? Tu vuoi questo figlio più di qualsiasi cosa. Io vorrei solo rispetto. E io ti rispetto, infatti. Tua madre aveva gli stessi diritti sulla gestione aziendale. Io faccio esattamente quello che faceva lei all'epoca. Finché Elias non riprenderà il suo posto. Elias non tornerà. Quando lo capirai, Ivan? Ma se credi di stare meglio da solo, allora puoi anche cenare da solo. E dormire da solo. Stella. E dai tuoi genitori vacci senza di me. Stella. Allora che cosa facciamo? Vogliamo andare in montagna? Oh, mamma, perché così presto? Io ho ancora sonno. Preferisci il mare? A Paphos.
Questo sarebbe fico. Elias! Serve un taxi per Paphos per caso? Mi hai preso in giro, allora. Ci andiamo, vero? Pensavo avessi sonno. Svelto, monta. Vieni su. Prendo le cose. Visto che l'ho convinta? Μέσα στη βουή του δρόμου ήταν να βρω το όνειρό μου. Η χαρά που μας ματώνει σαν η πιο μεγάλη πόνη. Όνειρο γλυκό και ξένο και παντότινα χαμένο σε κρατώ στο νου. Di che parla il testo della canzone? Di solito parlano quasi sempre di amori impossibili. Il desiderio di una persona che non puoi avere. Suona impegnativo? Infatti lo è. Oh no. Dove hai imparato le lingue? Ho studiato economia ad Amburgo. Per un po' ci ho anche lavorato. Anche Ivan è andato all'estero a studiare? No. Lui ha studiato per diventare commerciante tessile e potersi sposare prima. Lui si è sposato, quindi? Sì, da oltre 10 anni. In caso di famiglie ortodosse tradizionali, a volte è l'unico modo per... Ma certo, per fare sesso? Ivan ha figli? Dici a parte te? No. Per asmaso istanatu, sti gardia musa sfragida. Mia pesta mia vita. Lo senti? Che cos'è? Accidenti. Che succede? Oh no. Moritz, bagna la maglietta e mettila sulla nuca. O ti verrà un colpo di sole, forza. Ma mamma! Svelto. Chiamiamo il soccorso stradale? Sì, provaci. Oh, accidenti, il mio non prende. Il tuo, invece? Io non ho neanche il cellulare. Cosa? Sì, volevo provare a farne a meno per un po'. Forse è finita la benzina? Ma certo, hai ragione. Mi ero scordato che la lancetta a volte si incastra. Bravo. Beh, direi che non c'è problema. Aspetteremo finché passi una macchina. Vieni, sediamoci qui. Ma tu guarda. Allora, grazie, la ringrazio. Arrivederci. Ma perché lo ringrazi tanto? Ci ha fatto aspettare più di 3 ore. Sei in vacanza, rilassati. Non è detto che tutti debbano essere perfetti come voi tedeschi. Vado dentro a pagare e ripartiamo, ok? No, è fuori discussione. Siamo in giro da 4 ore sotto il sole rovente. Ti serve una pausa. Ce la faccio? No. Non salgo finché non avrai mangiato qualcosa e avrai fatto un pisolino. Un cosa? Un pisolino. Qui si dice mocca.
ma quella è la roccia di Afrodite. Esatto, campione. E adesso andiamo a vederla da vicino. Wow, Fico. Moritz. Volevo dire, che bello. Si dice che Afrodite sia uscita dal mare proprio laggiù. Le coppie che ci nuotano intorno tre volte con la luna piena si amano per sempre. Veramente? Mm-hmm. Beh, con me non ha funzionato. Tu ci hai nuotato intorno con Ivan? Sì. Beh, molto romantico. Lo trovo più uno sport per turisti. Dai, in fondo ha funzionato anche con voi, no? Accidenti, appena posterò qualche foto moriranno d'invidia. È davvero bella. L'architetto di Ivan la chiama la casa delle generazioni future. Mi faresti un favore? Non parlare della taverna, i miei non ne sanno ancora niente. Ah, continuiamo con le bugie. Niente bugie, aspetto il momento migliore. Benvenuti. Mamma! Elias! Mi raccomando, saluta. Mamma! Elias! La mia mamma e il mio papà. Ciao. Come state? Voglio presentarvi la mia amica Tina e suo figlio Moritz. Salve. Salve, benvenuta. Molto lieto, signore. Anch'io, tesoro, molto lieto. Molto piacere. La tua fidanzata? Sì. Benvenuti nella nostra casa. Grazie mille. Venite, vi mostro le camere. Prego. Dunque, questa è la nostra camera. Quindi noi dormiremo nella stessa stanza? Siamo fidanzati, no? Nella casa di mia madre le coppie non sposate non dormono nello stesso letto. Voilà! Ecco la vostra stanza. Forza, venite. Prego. Grazie. A più tardi. Mi hai detto che avresti portato ospiti. Mamma, dici sempre che una casa grande è fatta per tanti ospiti. Chi è questa Tina? È una mia amica. Un'amica o una fidanzata? Allora, che cos'è? Da quando si porta un'amica a casa dei genitori? E poi devi stare attento. Una tedesca in vacanza scappa con il tuo cuore in un secondo. Ho 37 anni, mamma. Hai comunque un cuore, un grande cuore, o no? In realtà volevo invitare Müge, la figlia della mia amica Ebru. Lei è turca, non è sposata e mi faceva piacere... Ti ringrazio tanto, mamma, veramente... E adesso invece devo ritirare l'invito ed è davvero imbarazzante. Le camere sono collegate attraverso i balconi. Ho visto. La doppia morale turco-greca. Ma tranquilla, rimarrò nel mio lato. Conosci un locale carino qui vicino? Volevo ringraziarti in qualche modo. E per cosa? Per averci portato qui. Vuol dire tanto per Moritz. E per te? Io lo trovo un po' strano. Per via di Ivan?
Sì, anche. Ma soprattutto perché ci siamo infilati in casa dei tuoi genitori senza dire chi siamo. E non è da me. Lo fai per tuo figlio? Come mai dopo tanti anni? Il mio ex è stato come un padre per Moritz. Ma da quando ci siamo lasciati ha iniziato a interessarsi al suo vero padre. Perché è finita? Un classico. Mi tradiva con un'altra. Ma la cosa peggiore è stato scoprirlo da sola. Beh, almeno adesso non credo più alle favole. Tra mezz'ora si pranza. Vieni, sediamoci. Ivan! Mamma! Come stai? Ti trovo benissimo. Benvenuto, signora. Allora, come stai? Tutto bene? Dov'è Stella? È malata. Ieri sembrava piuttosto in forma. No, non vi preoccupate, non è niente. Qualche novità per caso? No, no. Oh. Occupati degli affari tuoi, chiaro? Come va il lavoro? Ah, papà, per sostenere l'affare di Sinzig ci dovremo ingrandire. A me sono sempre bastati i clienti greci. Ivan, se permette, lei è la mia amica Tina e suo figlio Moritz. Prendo l'insalata, va bene? Dove sono finite le tue buone maniere? Ah, chiedo scusa. Ciao. Ciao. Ivan. Tina. Piacere, Tina. E tu sei? Moritz, ciao. Ciao, benvenuto. Siediti. Sì. Dell'acqua, fratello? No, grazie. Papà? Sì, per favore. Buon appetito. Che bell'aspetto. Caro, non ti piace? Sì, certo. Su. No, è che ho già mangiato qualcosa per strada. Lei cucina a casa? Solo nel weekend. E gli altri giorni? Beh, sono una madre single. E poi ho anch'io un'attività. Io avevo anche due figli. Avevi anche una cameriera, mamma. Già. Di che si occupa esattamente? Vendo abiti usati per bambini. Abiti usati? Sì, per i neonati. Vestiti vecchi per neonati. Da noi si usa molto. Le cose dei bambini spesso sono come nuove. Sa, noi siamo nel commercio tessile da generazioni. Se la gente comprasse solo vestiti vecchi, sarebbe la rovina per i nostri affari. Giusto, Elias? Sì, è vero, sì. Oggi fa proprio caldo. Vado ad annaffiare il prato. Aspetta, ti aiuto. E chi aiuta me? Io, l'aiuto io. Ma sei impazzito? Perché mi hai fatto questo? Forse per via di quel ragazzino. È venuto a Cipro per conoscere suo padre. Peccato che sia un disgraziato. Io non l'ho detto a Stella. Se lei ti ama davvero, l'accetterà. Quindi gestisci un negozio e un figlio tutto da sola? Sì, beh, a volte è dura. Il papà di Moritz è morto. Divorziano tutti oggigiorno. Mai sposati. Quindi si è tirato indietro. Non è un uomo di valori, allora. Pessima educazione. Beh, a volte è complicato. Qui a Cipro certe cose non capitano. Anche tra me e Ioannis è stato complicato. I turchi e i greci sono sempre stati in buoni rapporti. Ma addirittura volersi fidanzare... per mio padre non fu affatto facile. Ma Ioannis sapeva quello che voleva. Non si è arreso finché non ha convinto mio padre. Così sono gli uomini qui a Cipro. Ancora oggi? Sì. Se è amore, vince anche oggi su tutto il resto.
Che vuoi fare, Elias? Ricattarmi per caso? Se non garantisci per la mia taverna, dirò a papà, mamma e Stella la verità. Te lo prometto. Non ci provare. Non mi lasci scelta. Ehi, parlavamo giusto di te. Ti va di fare un giro insieme? Oh, sì. Solo noi tre. Sì, sì, solo noi tre. Una vera uscita tra veri uomini. Che bello. Va ad avvisare tua madre. Ci vediamo alla macchina, d'accordo? Te ne pentirai, te lo giuro. Il nostro amore è stato addirittura più forte della guerra. Quando arrivò l'esercito turco e la mia famiglia si spostò verso nord, io rimasi con Ioannis. Ho perso i contatti con la mia famiglia. E questo ha spezzato il cuore a mia madre. Ma io non ho mai rimpianto la mia scelta. Ioannis è un bravo uomo. E un buon padre per i miei figli. Anche Moritz ha bisogno di un papà. Uno, due, papà! Ecco, ora ne ha due. Ehi, ma dove vanno? Accidenti! Ehi, Moritz! Moritz! Maledizione! Che classe fai ora? Andrò in prima media. Ah? E la tua materia preferita? Ginnastica. E la tua? La mia era storia. Piace anche a me. Ah, che argomento state studiando? I romani. Ah, allora devi assolutamente vedere il sito archeologico che abbiamo qui. Ne andiamo molto fieri a Paphos, lo sapevi? Ehi, piccolo, sai giocare a tavoli? Backgammon. Tu sei capace? Sì, ecco io. Mi insegni come si fa? Beh, è da tanto che non gioco più. Sii onesto, di che fai pena a tavoli? Forse sono un calcolatore come te. Allora venite! Elias, se provi a imbrogliare, ti spezzo le dita. Metodi turchi, fratello? Quello che meriti. Questo Salve, signori. Tiro. Come state? Bene, grazie. Moritz, sono la mamma. Chiamami appena senti il messaggio. Voglio sapere dove sei. Tina? Puoi aiutarmi un attimo? Veramente stavo... Tu riesci a piegarti meglio di me. Volevo prendere un po' di erbe fresche per la cena. Non è facile lasciare andare i figli, eh? È vero, ma bisogna comunque rispettare qualche regola, no? Ti portano sempre nel cuore, te lo dico per esperienza. Se riesci a lasciarlo andare, poi ritorna sempre. Ecco, visto? Non te ne puoi liberare. Dai, su, vieni. Ops. Ma siete impazziti? Ve ne andate così, senza dirmi niente. E nemmeno rispondete al cellulare. Beh, io sono senza. Ho il silenzioso. Scarico. Moritz, ero preoccupata. Non ti avevo detto di avvisare tua madre? Mi è sfuggito. Ah, somaro. Se lui è un somaro, allora tu che cosa sei? Via le mani da mio figlio ora. Mamma! Un'altra cosa del genere e ce ne andiamo.
Non essere esagerata. Moritz, capisco che tu voglia conoscere tuo padre e la sua famiglia, ma non è un buon motivo per non rispettare le regole. E tu perché non lo fai? Io? Non hai detto la verità neanche ai suoi genitori. È una cosa del tutto diversa. Però non gli dici chi siamo? No, certo che no. È Ivan che dovrà farlo. Queste sono le regole e io le devo rispettare, che mi piaccia o meno. Io però non sparisco senza dire una parola. Scusami, è solo che avevo paura che Ivan ci ripensasse. Tu non devi sbagliare solo per piacere a Ivan. Ha una gran fortuna ad avere un figlio come te. E lui lo sa. Io vado a fare un bagno, tu invece per punizione aiuti Fatma in cucina. Cosa? Su. Facciamo due passi? Guarda un po' là. Lo riconosci? Oh, santo cielo. Era lì. Sì, era proprio lì. Scusa, Tina. Perché non ti sei fatta più sentire? Dovevo studiare. E poi avevo la mia vita in Germania e quando tu mi hai telefonato per chiedermi di sposarti ho avuto un attacco di panico. Perché? Noi ci conoscevamo a malapena. E poi io non ti amavo. Ti ringrazio. Tu invece? Beh, a essere sincero, anch'io ero un po' confuso. Quando mi chiamasti all'epoca, avevo da poco conosciuto Stella. Già, tutta colpa di una serata brava e una notte al mare. Io lo sapevo, non avremmo dovuto nuotare intorno a quello scoglio. Sì, invece. Non sarà stato facile, ma sono comunque felice di avere Moritz. Lo sono anch'io. Dimostraglielo allora. È l'unico motivo per cui siamo qui, lui non desidera altro. Ti assicuro che non siamo venuti per rovinarti la vita. Tanto peggio di così non potrebbe andare. Sono anni che io e Stella tentiamo di avere un figlio, ma nonostante tutto non ci riusciamo. Ed è per questo che non vuoi che venga a sapere che ne hai già uno. Sì. Stanno tornando insieme. Non vorrei mica che ti vedano mentre li stai spiando. Non li sto spiando. È la fidanzata di Elias e va a passeggio al tramonto con Ivan. C'è qualcosa di strano in quella donna. So, andiamo dentro. Buongiorno. Buongiorno. Quanta buona roba. Che fame. Ivan, mi passeresti il sale? Certo, prego. Buongiorno. Non guardare, mangia, mangia. Quello veramente era per la festa. Oh, dai, mamma, ne compreremo altro. E chi riordina la cucina poi? Ivan, ovviamente. Molto divertente. Ecco qua. Oh, dai, mamma, pensa a fare colazione. Ecco. Moritz, non ce la farai mai a mangiare tutto. Lascialo stare. Se ha fame, fallo mangiare. Allora, Moritz, vuoi vedere il sito archeologico oggi? Sì! Cioè, se posso. Certo. Quando vogliamo andare? Ma noi dovevamo andare a Lefkara. Il villaggio di cui ti avevo parlato. Thank you.
mobile. Qui è tutto così vicino, eppure il paesaggio è sempre diverso. Proprio come i suoi abitanti. Non ti dispiace che ci sia questa divisione? Sì, vedrai, certo. Buongiorno. Buongiorno. È come ti ho detto io, tranquillo. Anche se alla fine è folklore. In fondo, cosa sarebbe Cipro senza il suo conflitto? Malta! È una battuta sciocca. Ma ha un fondo di verità. Qui brulica di invasori da secoli. Romani, ottomani, britanni, moschee e chiese. È ora di iniziare a convivere. Ah, vieni, voglio mostrarti una cosa. Guarda. Tutto fatto a mano. Tu ci hai mai provato a farlo? Non sono mica mia nonna. Sono i famosi Lefkaritica. Da quanto ci lavori? Da 6 mesi. Vedi, da ben 6 mesi. Sei un commerciante di stoffe nato, vero? Ci sono molte famiglie di Lefkara che vendono i loro ricami all'estero. Si dice che anche Leonardo da Vinci comprò un telo ricamato qui, per il Duomo di Milano. Mi spieghi perché i tedeschi non possono vivere senza una bottiglia d'acqua? Beh, perché non sono stupidi. Ad alta quota, dove si respira con più fatica, si perdono molti liquidi. Ti fa bene, bevi. Dalla stessa bottiglia. Non sarà rischioso? Anche non bere lo è. Faccio uno squillo a Moritz. Scommetto che... Moritz è un ragazzo sveglio. Dagli fiducia. Pensi che dovrei? Parli facile, ma vedrai quando avrai dei figli tuoi. Devo trovare una donna prima. Non dirmi che non ne trovi neanche una. Forse sono troppo turco per le donne greche e troppo greco per quelle turche. L'eterna tragedia greca. Sapevi che al tempo degli antichi romani spettava al padre decidere se accettare o meno una paternità? E qui a Cipro come funziona? Beh, nelle società moderne conta la parola della madre, fino a prova contraria. Meno male, tu non mi avresti voluto, vero? Perché la pensi in questo modo? Perché non mi hai mai cercato? Ho chiamato almeno. Non eri neanche un po' curioso? Vuoi che dica una mezza bugia? Oppure la verità? Ok. Pensavo che saremmo stati meglio restando lontani. Quindi? Tu che cosa pensi? La verità? Certo, sempre. Che sei ancora in prova? Deve essere stato terribile per te vivere ad Amburgo. No, affatto. Anzi, mi manca, sai? Davvero? E questo è il problema di chi viaggia. C'è sempre qualcosa che riporti a casa e qualcosa che lasci lì. Solo che poi ti manca. Avevo una ragazza ad Amburgo. Sapevo dall'inizio che non sarebbe mai venuta con me a Cipro, ma... chissà perché ci speravo. E perché non sei rimasto tu? Non potevo, per mio padre. Vuol dire che non l'amavi abbastanza. Tua madre direbbe così. È vero. È così. L'azienda era più importante per me all'epoca. E adesso non più? Non è il settore il problema. Sono i clienti. Devi sempre pregarli e sono stufo. Dietro un bancone il rapporto è più diretto. Io lo preferisco. Per questo vuoi quella taverna? Certo. Adoro cucinare. Ma Ivan spera ancora che io torni sui miei passi. Beh, speriamo di no. La taverna sarebbe come un figlio per te. Ok.
credo. All'incirca. Tina, se potessi fare quello che vorrei. E chi te lo vieta? Ivan è mio fratello. Non stiamo nuotando intorno allo scoglio, no? Bene, ci sei? Allora sali a bordo. Attento! Ok? Non avere paura. Come mai qui? Non sei felice di vedermi? Certo, ovvio che sono felice. E questo bambino? Lui è Moritz, il figlio di Tina, un'amica di Elias. Elias con un'amica? Sì. Ciao, Moritz. Piacere di conoscerti. Ti piace giocare a tavoli? Sì, ed è pure molto bravo. Vai. Visto? È capace. Ma come guidi? È tardi, ci guarderanno tutti male. Chissà che penseranno. Dirò che è colpa tua. No. Dovrebbero essere arrivati. Moritz, hai fame? Sì. Allora assaggia. Ciao. Era ora. Scusate, i soliti problemi con la macchina. Sì, lo immagino. Mangiamo adesso. Elias. Stella. Salve. Ciao. Ciao. Io sono Stella, la moglie di Ivan. Tina. Andiamo, siediti. Vorrà dire che domani avrò aiuto doppio. Mamma, anche triplo. Buona idea. Grazie, ma non c'è bisogno. Ah, sai benissimo che io sono... Non voglio confusione nella mia cucina. Io posso cedere il mio posto. No, tu rimani. Noi tre ce la faremo. Giusto. E noi uomini andremo al mare a discutere di affari. No, papà. No, papà, non c'è niente di senza cui parlare. Fare storie. Salute. 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 Thank you.
Che cosa dico a mio padre? Niente, caro. È tutto sotto controllo. Ho trovato un fornitore a Fethiye che ci farà avere i tessuti tra 2 settimane. Dalla Turchia a Cipro. Geniale. Certo che no. Farò inviare le stoffe in Grecia e da lì potremo spedire la merce direttamente in Germania. E si può fare? È semplicissimo e anche legale. Un'amica, eh? Ma che fanno? Sono impazziti. Che c'è di male? Sono innamorati. Nella casa dei nostri genitori. Pensa se li sentisse mia madre. Ivan, caro, siamo nel 21° secolo. Ma questa è mancanza di rispetto. Forse dovremmo farlo anche noi. Tu dici? Sì. Se avessi saputo quanto sarebbe stato divertente essere tua moglie, non avrei mai aspettato. Ah. Allora, mi dai un bacio o devo ordinare anche questo per caso? Ma ora io... Allora, come va con quel tedesco? Quanto ha ordinato? Ne parliamo dopo, papà, più tardi. Papà, non con questo caldo. Dai, Elias, facciamoci una nuotata. Ecco, i miei figli. Sempre in fuga. Resto io, va bene? Sì, siediti. Bello qui, eh? È una ferita di guerra, quella. No, no. È l'operazione che ho fatto al cuore l'anno scorso. Ma come hanno fatto ad operarti con tutti quei peli? Li hanno rasati prima, ma dopo sono ricresciuti tutti quanti. Anche io li ho sul petto. 2. A Elias sono cresciuti molto tardi, mentre Ivan, se non sbaglio, a 14 anni aveva già la barba. Fico, allora presto crescerà anche a me. Come hai detto? Voglio dire, ecco, speriamo che crescano presto anche a me. Ci serve un altro piatto dove mettere le melanzane. Devo farle scolare. Quante persone saremo? Ci sarà il fratello di Ioannis con la moglie, insieme al figlio che arriva appositamente da Londra. E poi ci sono altre 4 amiche, i cugini di Limassol, la vecchia segretaria della nostra azienda e poi... Oh, ah sì, giusto, c'è anche il cognato di Ivan con la famiglia. Siamo sicuri che non dovremmo chiamare un servizio catering? Stella, vuoi farmi fare brutta figura al mio compleanno? Oh... Deciso per quei soldi? Elias, stiamo parlando del capitale aziendale. Pur volendo non sarebbe facile, e tu lo sai quanto me. Potresti almeno farmi da garante. E se dovessi fallire? Potresti fidarti di me? Per una sola volta potresti fidarti? Ultimamente non mi dai molti motivi, o sbaglio? Lo so bene che c'è qualcosa fra te e Tina. Ma che cosa farai? Quando verrà a scoprire i tuoi piani? Vuoi ricattarmi? Sì, può darsi. Io non ho niente da perdere. Ne sei sicuro? Ivan, non ti resta molto tempo. O tu decidi di appoggiarmi, o Stella e i nostri genitori lo sapranno, d'accordo? E va bene.
Va bene. Come vuoi tu, fratellino. Ecco qui. Sì. Buon appetito. Che buon profumo. Ha fatto tutto quanto Tina con le sue mani? Sì. Avanti. Io un pezzo, grazie. Vuoi? Sì. Ah, brucia. Tu? Sì. Moritz? Ah, grazie. E qui c'è l'insalata. Grazie. Davvero squisito. Allora, abbiamo zivania, rachi oppure uso? Io uso, per favore. Sì, cosa? Zivania, una specialità cipriota. Proviamo. Grazie mille. Anche per me. Buono. Prima di fare un brindisi, vorrei dire una cosa. Come diciamo sempre, la nostra è una famiglia speciale. E lo è ancor più vivendo su questa meravigliosa isola che ci chiede di scegliere da quale parte stare. Io ho sempre pensato che le cose più importanti della mia vita fossero mia moglie e la nostra azienda. Ma ora sento che qualcosa è cambiato per me. Mai prima d'ora ho avuto la certezza di chi sono davvero. Sono un padre. Stella! Auguri! Stella, mamma. Papà. Moritz è mio figlio. Che significa? Io e Tina ci siamo conosciuti su quest'isola circa 12 anni fa. L'estate precedente il nostro fidanzamento. Sì, è così. Io rimasi incinta e decisi di tenere il bambino. E adesso? Stella, mi dispiace. Ho commesso tanti errori. Ma il peggiore è stato non dirti subito la verità. Moritz, nonostante tutto avrei dovuto accoglierti a braccia aperte. Sono stato scortese. Mi dispiace. Come sono felice. Abbiamo un nipote, Gianni, come sono felice. Sapevo fin dall'inizio che Elias non vi avrebbe mai portato qui senza un buon motivo. Infatti non è così, papà. Ha voluto costringermi a essere felice. Lo so, Elias, il tuo piano era un altro. Tuttavia ora non potrai più ricattarmi, fratellino. Che cosa vuol dire? Di che ricatto parla? Perché ci hai portato qui? Solo per usarci? Prepara la valigia, Moritz. Domattina presto ce ne andiamo. Mamma! Vai. Tina! 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 Tina, aspetta, ti prego! Mi dispiace. Mi dispiace. Io te l'avrei raccontato prima o poi. Ho chiesto dei soldi a mio fratello per la taverna. È di questo che parlava. Ma mi sono innamorato di te, Tina. Io ti amo.
Avrei dovuto saperlo. Non sarei mai dovuta venire qui. Tina! Io posso immaginare che cosa provi. No, invece non puoi. Stella, te lo giuro. È stato solo quella volta. Ho dovuto sopportare tutte quelle terapie. Le operazioni, le punture, gli ormoni. Lo capisci che l'ho fatto soltanto per te? Sì, ma volevi anche tu una famiglia. Ma non era indispensabile, Ivan. Per me la nostra vita è bella anche così. Io sono felice senza figli. Davvero? Sì. Perché io ti amo e voglio vivere con te. E vorrei anche lavorare con te. Sono un uomo fortunato. Stella, tu sei tutta la mia vita. Sono stato un idiota a non averlo capito subito. Ho parlato con la società turca, come mi avevi suggerito. Quella di Fethiye? Sì. Ho detto che lunedì li avremmo richiamati. Aspettano una risposta. Da te. Oh, Stella. Siamo quasi, tesoro, ok? Attento. Tina. Vi accompagno io. Ti prego. Sì, pronto? Cosa? D'accordo. Arrivo subito. Mio padre ha avuto un infarto. Ok, torniamo indietro. Elias, Stella! Ivan! Come sta, papà? Fratello, aspetta. Elias, dimmi come sta. La dottoressa e la mamma sono con lui adesso. Possiamo vederlo? Non è il caso, Ivan. È troppo debole, deve riposare. Bisogna portarlo in ospedale. Ho tentato di convincerlo, ma non vuole. Ma noi non possiamo aiutarlo qui, mamma. Ioannis non vuole andarci, chiaro? Ora andiamo. Forza. Non è il caso di discutere adesso. È tutta colpa mia. È tutta colpa mia. No, Moritz. No. Questo non è vero. L'unico che ha colpa qui sono io. E poi... non lo vedevo così felice come ieri da tanto tempo. Non piangere. Non piangere, d'accordo? Vieni qui, tesoro. Sinzig. Adesso io non riesco a parlarci. Pronto, sono Stella Basdeskis.
Sì. È confermato, certamente. L'aspetto oggi pomeriggio in ufficio. Ne parleremo lì. D'accordo. Devo andare. Elias. Mi dispiace averti messo in difficoltà con Tina. Me la sono cercata. Abbiamo dato il peggio di noi in questa situazione. Ma tu almeno sei stato sincero. Coraggioso da parte tua. Salgo in camera mia. Va bene. Se papà non dovesse farcela, non me lo perdonerei mai. Ce la farà, vedrai. Risolverai con Tina? Non ne ho idea. Neanche se sarai proprietario di una taverna come sognavi? Ci ho riflettuto, Elias, e ho capito che l'azienda può fare questo sacrificio. Anche se non riuscirò a darti tutta la tua quota, io credo che ti dovrebbe bastare per poter ristrutturare la tua taverna. In fondo non esiste un solo modo per essere felici, no? Devi trovare qual è il tuo e non farti più fermare. Moritz, vieni qua. Devo parlarti un attimo. Vieni, vieni con me. Ioannis. Papu. Cosa? Papu significa nonno in greco. Non ha niente, sta tranquillo. Allora non sei malato? Siediti, per favore. Tuo padre, Ivan, lo sai, mi nasconde da ben 11 anni l'esistenza di un nipote. E tuo zio Elias pensa che non mi sia accorto che sono ben 6 mesi che non lavora più nella nostra azienda e che vuole aprire una taverna. Dicono un sacco di bugie. Ora sono in pensiero per te. Non gli farà male, credimi. Vuol dire che penseranno un po' meno a loro stessi, almeno. Tu sei troppo severo. Diglielo tu di smetterla, Moritz. Tua nonna, ovviamente, adesso ce l'ha con me. Ma in fondo anche lei vorrebbe festeggiare il suo compleanno con il suo nipotino. Non è vero, Fatma? Certo. Quindi l'hai fatto per me? E per chi altrimenti, mio caro? Glielo devi dire, papù. Sì, lo so. Papà! Papà! Il tuo cuore! Non ti puoi alzare così! Papù sta bene. Certo che sto bene. Credi davvero che non mi sia accorto che non vai più in azienda da mesi? Ho saputo da un amico di Nicosia della tua idea di aprire una taverna. E tu? Tu porti il nostro unico nipote
qui in casa nostra senza presentarlo. Ma, papà, io volevo... Adesso devi fare in modo di non farci perdere di nuovo questo bellissimo bambino. Grazie per essere ritornata in casa nostra. Ti chiedo umilmente scusa per i miei figli. Ringraziate lui, perché è solo merito suo. Se vi perdono questa volta. E adesso finalmente festeggiamo il compleanno di vostra madre. Festeggiare? Non farò mai in tempo a preparare. Mamma, non ti preoccupare, me ne occupo io, ok? Sì, tu. Sì, e diremo ai parenti che è tutta opera tua. Allora aiutami. Andiamo. Aspetta. Papà! Che ne pensi, Moritz? Dammi retta, è molto peggio di quello che sembra. Ah, tuo cugino Marius! Cognato del cugino. Buongiorno. Di primo grado! Che piacere vedervi! Grazie, Marius! Marius, finalmente ciao, ti rivedo! Ciao, ciao, ciao! Ciao, piccolino! Hey, Marius! Come stai? Eccoti qua! Stai? Che bello vederti! Ciao, Elias! Ciao, Fatma! Oh, I'm a doctor! I'm a doctor! Questa signorina è Maddalena, la figlia della nostra dottoressa Dimitra. Ciao. La cugina Ciao. Del nipote di Ioannis. Questa è mia madre. Piacere, Dimitra. Ah. Bella recita ieri. Piacere. Si fa tutto per la famiglia. Il piacere è tutto mio, dammi un bacio. Elias. Grazie. Salute. Moritz, ti piace? Moritz. Ma sì. Bene. Ah, ve ne sarà contentissimo. Oh. Prego, si accomodi. Ma dai. Stella. E dai. Buonasera. Signor Sinzig, che sorpresa vederla qui. Ci sono problemi? Sì. Il mio capo ha visto la nuova fantasia e... E? Gli piace molto. Oh. Ma... Pensa di poterci fornire una quantità doppia? Tu che pensi, Stella? Dovremmo riuscirci. E se lo dice la mia Stella, allora si può fare. La prego, accomodatevi. Si sieda. La prego. Ecco, prego. Queste sono costolette d'agnello. Ti amo, Stella, ti amo da impazzire. Ascoltate un attimo. Dunque, allora, io vorrei brindare a lei, signor Sinzig, e... alla mia Stella, al mio grande amore. E, soprattutto, a nostra madre. Salute. Allora brindiamo! Salute. Brindiamo! Salute. Salute. Che bello! Sì, salute. Signor Sinzig, faremo grandi cose insieme. Ho già tutto in mente. Ne sono assolutamente certo. Bellissimo. Spero che mi perdonerai un giorno. In realtà l'ho già fatto. Solo che non ho più fiducia in te. Ho giurato di non accettare più compromessi in amore. Una stella cadente. Se ne vedono tante in questo periodo qui. Lo so. Per via delle Perseidi che attraversiamo.
In realtà non sono stelle cadenti, ma lo sciame meteorico di una cometa. A causa dell'altissima velocità si riscaldano e... poi si spengono. Me l'ha spiegato tuo fratello. Ti sbagli. Fu io a dirtelo. Quella sera, alla festa, sulla spiaggia. Ah, sì? Poco prima che arrivasse mio fratello e ti rapisse. Forse avevo bevuto troppo uso. No, era raki. Forse non ti interessavo e basta. Ero piuttosto timido all'epoca. Il fratellino invisibile di Ivan. Ora però non sei più così invisibile. E quello che vedo mi piace. Piace anche a me. Buonanotte. Mi dispiace, tesoro, ma devo tornare al lavoro. Oh, le tue aiutanti iniziano a regalare le cose migliori alle loro amiche, lo so. Scendo di sotto. Tina, perché non provi ad aprire un negozio qui a Cipro? Credevo che vendere abiti usati facesse male agli affari. Sì, ma la mia famiglia è sacra. Conta molto più degli affari. Arrivederci e grazie di tutto. Ciao. Mi mancherai moltissimo. Torna presto a trovarci, tesoro. Me lo prometti? Arrivederci e grazie ancora. Questa casa sarà vuota senza di voi. Torneremo presto. Vero, Moritz? Non aspetteremo altri 12 anni. Ti aspettiamo. Ma voi dovete venire a trovarci a Berlino. Grazie ancora. Ciao. Bene, ci siamo. C'è tutto? Manca la mia borsa rossa. L'ho dimenticata. C'era il mio tablet dentro. Vuoi che te la vada a prendere? Che dici, Moritz? Devi andare? Allora? Ascoltami, solo perché io devo tornare al lavoro non significa che debba farlo anche tu, sei in vacanza. Mamma! Tra 3 settimane torno a prenderti. Bene, allora, si va? Tu sei sicuro che vuoi rimanere anche senza di me, vero? Andrò di sicuro con papà Elias a Nicosia per sistemare la taverna, ma solo dopo aver battuto papù a tavoli. Ma certo. Tu chiamami ogni sera, d'accordo? Uh-huh. E per qualunque cosa ti vengo a prendere. Uh-huh. E se fa caldo, bevo tant'acqua. Mi dispiace ancora per averti preso alla sprovvista. Non è la prima volta.
Vorrà tornare a casa con me? Ma certamente. Moritz ha la migliore mamma che si possa desiderare. Tu pensi, eh? L'ha detto lui. Ciao. Ciao, amore. Stammi bene. Allora, Moritz, andiamo. Ti faccio vedere una cosa. Sei coraggiosa a lasciarlo qui. Rischi che diventi un macio cipriota. Non finché ci sarai tu con lui. E comunque lo faccio anche per me stessa. Così tra 3 settimane avrò una scusa per tornare. Se il nostro è un vizio di famiglia. A presto, allora. Presto, signorina. Mi troverai qui. Si parte.